Buona giornata a tutti e bentornati nel nostro canale Da Turi Si Mangia. In questa nostra ultima tappa in Friuli Venezia Giulia vogliamo presentarvi un dolce, che è un dolce, un panificato, un lievitato, molto molto buono, e si chiama Gubana, da non sbagliarsi con la cubana, è tutta un'altra cosa. E quella è ben meglio. È un dolce buonissimo che viene generalmente fatto nel periodo natalizio e nel periodo pasquale, quindi adattissimo a questo periodo, visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Ed è un dolce praticamente ripieno di uvetta, di pinoli e di tantissime altre cose buone che vi faremo vedere. Quindi rimanete con noi, dopo la sigla vi mostreremo il procedimento. Sigla! Ed eccoci qua. La cosa primaria da fare per comporre il dolce è pensare al ripieno. Questo perché? Perché una volta fatto il ripieno dovrà essere messo almeno una nottata a riposare in frigorifero. Quindi iniziamo da quello. Gli ingredienti per questo sono dei grigli di noce, degli amaretti. Potete utilizzare anche altri biscotti secchi, io però ho preferito utilizzare gli amaretti sia perché la ricetta tradizionale lo prevede, sia perché gli danno un ottimo gusto. Dei pinoli, che poi andremo a tostare un pochino in padella. Dell'uvetta, che andremo ad ammollare poi in un liquore, vi farò vedere. La buccia grattugiata di un limone e di un arancio e un liquore, che io ho scelto il rum. Quindi iniziamo andando a mettere a mollo in un contenitore l'uvetta insieme al rum. E dalla scorza grattugiata di limone e di arancio. Diamogli una bella girata. Ecco fatto. Nel frattempo andiamo a triturare al coltello i grigli di noce. Non fateli nel frullatore, anche perché è più buono anche al palato sentire poi i pezzetti un pochino più grossi delle noci. Quindi li rimettiamo da parte. Trituriamo i biscotti. Possiamo farlo pure a mano, perché anche questi devono venire un pochino più grossolani. E li mettiamo da parte. Poi prendiamo una padella e andiamo a tostare i pinoli. Naturalmente in questa fase stiamo attenti che i pinoli non brucino. Ecco, una volta tostati li togliamo dal fuoco e li rimettiamo da parte. Ed eccoci qua, una volta che abbiamo tutti gli ingredienti pronti non dobbiamo fare altro che assemblarli all'interno di una boule. E noi uniamo, per cominciare, i grigli di noce, i nostri pinoli tostati, i biscotti tritati a mano e il composto di uvetta e scorza di limone e di arancia,
che abbiamo messo, come abbiamo visto prima, ad ammollare nel rum. A questo punto iniziamo a rigirare un po' in modo che il composto risulti abbastanza omogeneo. Se vedeste che nel frattempo che lo girate il composto sta diventando un po' troppo asciutto, potete aggiungerci, come faccio io, un altro goccio di rum. Ed ecco qua, il nostro composto è pronto. Andiamo a coprirlo con una pellicola trasparente. E lo andiamo a mettere a riposare in frigorifero per una nottata. Bene, dopo che Simone si è interessato del ripieno, prepariamo il nostro impasto. Gli ingredienti sono della farina manitoba, farina 00, latte intero, circa 10 g di lievito di birra, delle uova, burro sciolto, un goccino di grappa, dello zucchero semolato e infine del sale. Va bene, in una ciotola andiamo a sbattere un uovo, il nostro burro, poi uniamo lo zucchero, la grappa e il latte intero. Con il nostro frullino andiamo a frullare il tutto. Bene, come vedete è tutto omogeneo, andiamo a proseguire l'impasto. Ci spostiamo dall'altra parte. Inseriamo le farine nel robot. Chi non avesse il robot può utilizzare la planetaria oppure impastarlo a mano in una ciotola. La manitoba, la 00 e le iniziamo a mescolare. Mentre le farine si stanno a mescolare, uniamo il nostro lievito nel latte sciolto. Una volta amalgamate le farine, iniziamo a unire la parte liquida. Poco alla volta. Uniamo un po' di sale. Proseguiamo fino a quando è venuto un composto bello compatto. Ecco, l'impasto è pronto, lo andiamo a togliere dal nostro robot. Ci spostiamo sulla spianatoia. Cospargiamo un pochettino di farina nella nostra spianatoia. Andiamo a comporre una palla. Ok, poi in una bowl metteremo un pochettino di farina, mettiamo all'interno l'impasto e copriamo con un telo. E andiamo a farla lievitare in un luogo caldo e lontano dalle correnti d'aria. Il tutto per 3 ore circa.
L'impasto è bello lievitato. Allora andiamo a stenderlo sulla spianatoia con un pochettino di farina. Ne dobbiamo ricavare un disco alto 3-4 mm. Abbiamo stirato la pasta dello giusto spessore, ora andiamo a mettere il ripieno e andiamo a coprire tutta la superficie. Che profumo! Ora arrotoliamo l'impasto per formare un salsicciotto. Una volta fatto il salsicciotto per formare la nostra cubana, la arrotoliamo su se stessa in modo da formare una chiocciola. Ecco, questa è la forma della cubana. Prendiamo una teglia che abbiamo in precedenza foderato con della carta forno, inseriamo il nostro impasto a forma di chiocciola all'interno. A questo punto lo mettiamo a rilievitare per altre 2 ore. Allora, il dolce è lievitato altre 2 ore. Ora prendiamo l'uovo, montiamo l'albume a neve e lo andiamo a spennellare sopra il dolce e dopo lo inzuccheriamo sopra. Prendiamo il dolce, lo andiamo a spennellare con l'uovo. Ecco, e spolveriamo con un po' di zucchero semolato. Andiamo a mettere il nostro dolce in forno preriscaldato a 200 gradi per i primi 15 minuti, poi abbasseremo a 180 gradi per ulteriori 15-20 minuti. Ed eccoci, la cubana è fatta! Che profumo! Che profumo! Beh, noi andiamo a tagliarne un pezzo e assaggiarla, che deve essere deliziosa. Quindi, grazie per averci fatto compagnia e a questo punto noi vi lasciamo al Friuli e procediamo al nostro viaggio. La prossima volta ci troverete in Veneto e vi aspettiamo tutti, mi raccomando! Da Turi si mangia! Si mangia benissimo e anche tanto. Andiamo, ciao a tutti. Ciao, andiamo a mangiare, va?